Salve, ben ritrovati sulla Nuova TV. Commentiamo questa ondata di maltempo che ha portato pioggia, molta pioggia sulla nostra regione, freddo, vento di mestrale, vento di tramontana e anche la neve, come era stata prevista, anche sulle cime più alte del nostro Appennino. Insomma, una situazione pre-invernale, ma il tutto fortunatamente va in deciso miglioramento. E lo notiamo anche dalle immagini del satellite che ci mostra appunto l'Italia, vedete già la parte centro-settentrionale senza nubi, ancora della nuvolosità residua, questa di stamattina che ancora sta producendo in questo momento delle deboli piovigine, qualche pioggia un po' più intensa sulle zone interne, ma vedete già, insomma, non ci sono altre perturbazioni in arrivo perché il grosso del flusso perturbato scorre a latitudini centro-settentrionali dell'Europa e quindi per il momento non ci interesserà. Vediamo con l'immagine ravvicinata della nostra penisola e si nota appunto la nuvolosità presente proprio tra Sicilia, Calabria e la nostra regione, vedete tra Campania e Basilicata, qualche pioggia anche nel Foggiano, ma il tutto va in miglioramento perché il movimento della depressione è verso est-sud-est, quindi i venti che accompagnano questa perturbazione allontaneranno le nubi definitivamente nella giornata di domani. Vediamo cosa ci riserva il tempo per il prosieguo della giornata odierna. Avremo rapidi schiarite, attualmente ancora dicevo c'è qualche debole pioggia in atto sulle zone interne, ma nel pomeriggio, prima che tramonta il sole, insomma, dovremo vedere schiarite un po' su tutta la regione e poi in serata una nuvolosità residua rimarrà nelle zone interne senza produrre più fenomeni significativi. Vediamo la giornata di domani, quindi dicevo un deciso miglioramento, ritorna ad aumentare la pressione e in mattinata c'è ancora un po' di nuvolosità senza precipitazioni questa volta sulla parte centro-settentrionale della regione, soprattutto le zone interne, già il resto della regione vedrà cielo praticamente sereno, poi nel pomeriggio avremo un rasserenamento generalizzato e quindi una bella giornata, infatti lo vediamo anche dalle temperature che aumenteranno grazie a queste maggiori schiarite, infatti le massime prenderanno a salire di diversi gradi rispetto ad oggi che fa piuttosto freddo, vedete 14 a potenza 17 a Matera, le minime stazionarie perché la ventilazione non favorirà la diminuzione di temperatura, a parte la nuvolosità ancora residua, ma diciamo, la ventilazione farà sì che le temperature rimangano stazionarie tra i 7 gradi di potenza e i 10 di Matera. Vento ancora moderato, in attenuazione nel corso della serata di domani e i mari ancora mossi. La domenica avremo un ulteriore aumento della pressione, avremo una situazione di bel tempo su tutta la regione, avremo comunque della nuvolosità di passaggio sulla Basilicata senza fenomeni associati, ma nel complesso la giornata vedrà un ristabilimento delle condizioni atmosferiche, grazie, come dicevo, all'aumento della pressione e ai venti da nord-ovest, questa volta che allontaneranno definitivamente quel che resta della perturbazione che ci è interessata in questi giorni. Vediamo le temperature per domenica. Scendono le minime perché il vento, come dicevo, attenuandosi permetterà un raffreddamento maggiore durante la notte, grazie anche al cielo maggiormente sereno. Avremo quindi un'escursione piuttosto marcata tra il giorno e la notte, vedete 4 a potenza, 8 a Matera le minime e non escludo le prime gelate della stagione. Nelle vallate più basse appenniniche, dove i termometri dovrebbero scendere anche intorno allo 0 gradi. Le massime vedete però in deciso aumento perché finisce questo afflusso freddo da nord e il sole favorirà un ristabilimento anche dei valori termici che si porteranno intorno ai 20 gradi a potenza, 21 gradi a Matera, i venti in attenuazione, come dicevo, di mestrale e i mari che tornano a essere poco mossi. Per cosa ci riserva il tempo per la settimana prossima? Beh, questa è la tendenza per lunedì, avremo un passaggio di nubi poco significative, però comunque potrebbero per alcune ore del giorno coprire il sole, ma nel complesso la giornata ancora vedrà bel tempo, un po' di nubi più rispetto a domenica ci saranno, ma non sono previsti fenomeni associati, c'è un po' di umidità in arrivo da ovest, nord-ovest, nulla di più. Nei giorni successivi, sia martedì che mercoledì, avremo bel tempo, quindi tornerà a esserci un clima autunnale, ma diciamo da fine ottobre, ma sicuramente con temperature gradevoli, temperature che saranno di 2-3 gradi superiori alle medie, soprattutto per quanto riguarda le massime. In attesa di un probabile peggioramento nella giornata di giovedì o venerdì, poi vedremo meglio nei prossimi giorni, un peggioramento che viene da ovest, quindi non sarà accompagnato da aria fredda questa volta, è un peggioramento normale per la stagione autunnale. Lo vedremo, come dicevo, meglio nei prossimi giorni. Per oggi è tutto, buon weekend, arrivederci sulla Nuova TV.